Santo e fa delle opere particolari. Noi l'abbiamo seguito e ha fatto anche lei. Guardiamo. Il bello della street art un po' che è un'arte in divenire. È un dialogo con la città, quindi è un'opera che poi va anche documentata molto spesso perché ha una vita molto breve. Ci sono il gatto e la volpe che ingannano Pinocchio e l'immagine in qualche modo è molto satirica, molto ironica. Non è solo l'opera fisica in sé sul muro, ma anche tutto quello che succede dopo, perché poi una volta che l'artista ha realizzato l'opera, l'ha lasciata alla città, possono succedere mille cose, come per esempio il fatto che venga censurata, che venga rimossa. L'aveva disegnata una volta come rappresentata come Wonder Woman. Ah. Era bellissimo quello quando fece Salvini che si baciava con... Perché vengono immediatamente ripuliti? Ci sono delle ditte che si occupano di questo. Ci sono delle ditte che si occupano di ripristinare... Però non, i muri. Adesso, no? Io penso non questo, male, guardi, io me. Penso questo. Secondo me in città dovremmo, come già sta accadendo in alcuni quartieri, noi dovremmo trovare degli spazi dove si possano fare questo genere di installazioni e lasciarle lì. Io credo che sia anche importante. Del resto ho visto il murales di prima. Eppure Di Maio ha detto, beh, comunque meglio il gatto che la volpe. Va bene, con questa battuta la salutiamo. Grazie. La ringraziamo. Ci saluti sua santità martedì. Beh, lui benedirà tutta la città, insomma, quindi credo che sia un atto importante. La ringraziamo, noi ci fermiamo per qualche istante, poi torniamo perché parliamo di una cosa che lei conosce da un certo punto di vista, i vitalizi, tagli, parliamo di tutto. Grazie al sindaco di Roma, grazie. Virginia Raggi, grazie.